Mancano i colossal che sbancano il botteghino e assicurano gli incassi più cospicui e in tempi di coronavirus l'effetto domino al cinema è devastante. Dopo il rinvio dell'uscita dell'ultimo James Bond, originariamente prevista per novembre, il gruppo Cineworld, numero 2 al mondo del settore, ha annunciato la sospensione temporanea delle sale cinematografiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che rappresentano circa il 90% del suo fatturato. Una decisione che, seppure momentanea, riguarda quasi 800 cinema e 45.000 dipendenti. È stato il rinvio di No Time to Die in aprile a far precipitare le cose, con l'assenza di blockbuster entro l'anno e i grandi studios che preferiscono rimandare le uscite al 2021. Alcuni non hanno esitato a trasferire le novità sulle piattaforme di video on demand, come ha fatto la Disney per Mulan a settembre. Anche il seguito di Borat uscirà direttamente su VOD, in considerazione del fatto che Amazon Prime Videos ha recentemente acquistato i diritti di trasmissione. Nel primo semestre 2020, Cineworld ha accusato una perdita di 1.580 milioni di dollari per un crollo del fatturato pari al 67%. Una crisi che ha convinto il gruppo alla chiusura temporanea delle sale e inaugurato una nuova stagione di incertezze per il mondo del cinema.